Questo è l'aeroporto. Arrivederci. Vi auguro una buona vacanza. Biglietti, prego. Ecco a lei. Avete bagagli? Sì, e temo che questa sia alquanto pesante. No, non si preoccupi, la metta su questo nastro. Contiene oggetti di valore? No. Qualcos'altro? Queste. Bene, tenetele pure con voi come bagaglio a mano e mettetevi in fila da quella parte, grazie. Ecco la macchina a raggi X. E questa cos'è? È una macchina che riesce a vedere dentro le valigie. Mettete qui le vostre valigie, prego. Guarda, quella è la mia e si vede Teddy dentro. Dinosauro! È una magia. Questo è l'aeroplano che porterà in vacanza Peppa e la sua famiglia. Aeroplano! A George piacciono gli aeroplani. Benvenuti a bordo. Ci auguriamo che questo viaggio sia di vostro gradimento. Io mi posso sedere vicino al finestrino? Ma certo, Peppa. Sì, George, anche tu puoi sederti vicino al finestrino. Qui è il comandante dell'aereo che vi parla. Siete tutti pronti a partire? Sì, pronti, signor comandante! E allora, decollo! Sì! Guarda, Teddy, visto, stiamo volando! Che cosa vedi fuori dal finestrino, Peppa? Ci sono tante nuvole e sta piovendo! Adesso c'è il sole! Un po' di lamponi, un po' di mirtilli, un po' di more e un po' di uva spina. Un bel frullato per tutti! È squisito! E tu cosa vorresti nel frullato, piccolo George? Le fragole! Ma George, non si può fare un frullato mettendoci soltanto le fragole! Che ne diresti di aggiungere anche dell'ananas, George? No! Forse George vuole provare il frullato dei dinosauri. Ha detto frullato dei dinosauri? Certamente! È un frullato fatto apposta per i dinosauri. Dinosauro! Vediamo un po'. Un po' di questa, una di queste, un po' di questi e un po' di questo. Ecco il tuo frullato dei dinosauri, fatto apposta per i dinosauri e per i loro piccoli amici. Dinosauro! Anch'io vorrei assaggiare il frullato dei dinosauri. Posso, signorina Coniglio? E anch'io! 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 Ma certo! Un frullato dei dinosauri per tutti! Oh, capperi! C'è qualche problema, signorina Coniglio? Non ricordo più quali ingredienti avevo messo nel frullato dei dinosauri. Oh! Posso dirle io cosa ci aveva messo? Davvero? E come farai? A me basta annusarlo! Freddy Volpe ha un olfatto molto sviluppato. Sono sicuro che c'era una banana. Bene, una banana. Tre, anzi, quattro fragole. Cinque ciliegie. Fragole, ciliegie. Una pesca, mezzo ananas, una fetta di anguria e un altro ingrediente. Ma che cos'è? È una carota? Brava, è una carota! Evviva! Frullato dei dinosauri per tutti quanti! Allora, vi siete divertiti qui alla fiera della frutta? E come? La frutta ci piace molto! Sì, e anche le carote! È il giorno della festa di beneficenza. Tutti gli adulti sono presenti. Benvenuti, signori adulti! Danny Cane si occupa del microfono. Donate dei soldi per il nuovo tetto della nostra scuola! Emily Elefante vende oggetti di ogni tipo. Da questa parte, da questa parte! Qui potete trovare di tutto e di più! Quanti oggetti hai, cara Emily Elefante? Ci vorrà una giornata intera per venderli tutti. Ecco il signor Volpe. Qui ci sono cose molto interessanti. Palloncini! Bellissimi palloncini! Gradisci un palloncino, Madame Gazzella? Mi piacerebbe comprarne uno rosso. Quant'è, Pedro? Quanti soldi ha nel borsellino? Oh, che sciocca! Stiamo raccogliendo soldi per il tetto della scuola.
Guardi, Madame Gazzella! Sono già riuscita a dare via tutto quanto! Ma è meraviglioso, Emily! Quanti soldi sei riuscita a raccogliere? Come soldi? Non hai ricevuto dei soldi per la tua mercanzia? Non ne ho avuto bisogno! Il signor Volpe ha portato via tutto per niente! Fatemi truccare il viso! Susy Pecora si occupa del trucco per il viso. Buongiorno, cara Susy. Mi trasformi in un leopardo, per favore? No, io so fare soltanto i frutti. E va bene, posso essere un... Una frugna, ecco, viola! Peppa si occupa della pesca della fortuna. Accorrete! Accorrete alla pesca della fortuna! Buongiorno, Peppa! Buongiorno, signor Toro! Lo sa che ha la faccia tutta verde? Infatti sono una mela! Non le piacerebbe tentare la pesca fortunata? Perché no? Che cosa devo fare? Solo tirare fuori un premio dal barile! Qui vincono tutti! Il signor Toro ha vinto una bambola! Posso provare anch'io? La signora Gatto ha vinto una scavatrice! Su, saliamo sulla mia barca! Sei proprio certo che la tua barca sia sicura, nonno Coniglio? Che dici? È ovvio che è sicura! L'ho costruita con le mie mani! Tanto non serviva! Tutti a bordo! Pescare è il mio passatempo preferito! Anche per me! E che cosa serve in una battuta di pesca? Le canne da pesca? Neanche per sogno! Un cestino da picnic ben fornito! Sei molto bravo a governare la barca, nonno Coniglio! Ma io non sto governando la barca! Credevo lo facesse qualcun altro! Oh no! Non c'è nessuno al timone! Siamo dispersi in mare! E guardate! La barca di nonno Coniglio sta affondando! Niente panico, amici! Ho vissuto situazioni peggiori di questa! Sei sicuro? No! Questa è la peggiore! Siamo in salvo! Però siamo bloccati su un'isola deserta! Esatto, e con il cielo e il mare come unica compagnia! E per di più non abbiamo niente da mangiare! Oh, io ho una barretta di cioccolato! Bene, allora dobbiamo conservarla nell'eventualità che ci venga fame più tardi! Oh no! Nonno Coniglio ha mangiato tutto il cioccolato! Che posto orribile per restare bloccati! A nessuno di voi manca il formaggio? Siamo qui solo da 5 minuti, nonno Coniglio. Farò un segno sulla sabbia ogni volta che penserò a un bel pezzo di formaggio. Dovremmo chiedere aiuto. Chiedere aiuto? La trovo un'idea super meravigliosa. Aiuto! Nonno Coniglio è molto bravo a gridare. Sentito, cos'era? Quello era un richiamo dal mare. A me sembra una scatola di biscotti. No, è uno scrigno del tesoro. Ma no, dentro ci sono ancora i biscotti, Danny. Qualcuno di voi vorrebbe un biscotto? Sì, io! E adesso è un vero scrigno del tesoro. Dai, andiamo a cercare dei tesori, così lo riempiamo. Urrà! Però uno di noi deve rimanere qui per fare la guardia alla nave dei pirati. Resto io, farò io la guardia qui. Mi raccomando, se si avvicina qualcuno, tu grida Alt! E poi chi va là? Alt! Chi va là? Molto bene, e adesso andiamo a caccia di tesori! Urrà! A Danny Cane piace molto fare il pirata. Urrà! A tutti piace fare i pirati. Urrà! Pirati noi siamo, per mare navighiamo, in cerca del tesoro, alla remaggio andiamo. Danny trova una pigna. Ecco il tesoro! Peppa trova una conchiglia. Ecco il tesoro! Susy trova un vecchio pezzo di corda. E Freddy trova un sasso. Ecco il tesoro! Penso proprio che mi farò un bel sonnellino. Pedro si toglie sempre gli occhiali prima di dormire. Facciamo un agguato a Pedro! Sì!
Danny, Peppa, Freddy e Susie vogliono spaventare Pedro. Ma tu ti eri addormentato? Ecco, è vero. Scusatemi. Sei fortunato che noi siamo pirati buoni. Abbiamo portato dei tesori. Bravi. Mettiamoli nello scrigno del tesoro. Beh, prendete una barca a vela. Per andare in barca a vela bisogna avere molta esperienza, no? Allora vi consiglio un pedalò. Questo mi sembra più adatto. Sì, quella grossa ruota a pale gira e lui avanza sull'acqua. Io dico di prendere il pedalò. Quando suonerà questa campanella, vorrà dire che è ora di tornare a riva. Buon divertimento, signori! Ma perché rimane fermo? Non lo so, in che modo si avvia il motore? Ma è lei il motore, Papa Pig! Deve cominciare a pedalare! Oh, ho capito! Bene, reggetevi forte! Il pedalò è una specie di bicicletta sull'acqua, papà! Che bello pedalare sul lago con il sol! Su dai, papà, resisti, perché sei tu il motore! Arrivano anche Emily Elefante e la sua famiglia. Signorina Coniglio, vorremmo noleggiare una canoa, per favore. Ma prego! A loro piace molto andare in canoa. Pronti a remare? Sì, papà elefante! Allora si parte! Buongiorno, signorina Coniglio! Arrivano anche Danny Cane e suo papà, Capitan Cane. Vorremmo noleggiare una barca. Come no? Abbiamo canoe, barche a vela oppure pedalò. Non mi sono certo fatto nome navigando per oceani tempestosi per finire a sguazzare su un semplice pedalò. Noleggeremo una barca a vela. Vuole che le spieghi come funziona? Lei vorrebbe spiegare a me come funziona? Io sono Capitan Cane. Ruff! Salta a bordo, Danny! Issa l'ancora! Prendiamo il largo! Agli ordini, Capitan Papà! Ciao, Peppa! Noi andiamo in barca a vela! Noi andiamo in canoa! E noi pedaliamo! Guardate! Un'isola! Fermiamoci a fare un picnic! Evviva! Che giornata lunga è stata! Sorpresa! Come mai siete tutti qui? Signorina Coniglio, ho da consegnare una lettera speciale nelle sue proprie mani. L'apro subito! Signorina Coniglio, la prego di venire al mio palazzo. Riceverà una medaglia per il duro lavoro che svolge. Porti degli amici, distinti saluti, la regina. Oh! La signorina Coniglio è svenuta. Come faccio ad andare? Sono troppo impegnata con il mio lavoro! Stia tranquilla, non lavorerà nessuno quel giorno, signorina Coniglio. La regina ha proclamato un giorno di festa! Evviva! È arrivato il giorno dell'appuntamento con la regina. Peppa e i suoi amici accompagnano la signorina Coniglio. Dalla regina andiamo, dalla regina andiamo, evviva il Pippurà, dalla regina andiamo! Questo è il palazzo della regina. Permesso! C'è nessuno in casa! Guardate quante cose di lusso ci sono qui! Attenti, non toccate niente! Oh! Che casa enorme! Quante stanze per giocare a pallone ci sono in questo palazzo! Dove si è nascosta la regina? Regina! Regina! Dove si è nascosta? Buongiorno! Mi scusi, ha visto la regina per caso? La regina è una vecchia signora che porta una corona sulla testa. Sono io la regina. La signorina Coniglio è svenuta di nuovo. Buongiorno, signora regina. Perché non ha una corona sulla testa? Non la indosso spesso perché è molto pesante. Adesso passeremo accanto a tre alberelli, poi ne raggiungeremo uno grande. A quanto pare i tuoi alberelli sono un po' cresciuti. Sì, hai ragione. Ormai sono diventati alberi adulti. Eh già, e ora come facciamo a riconoscere quello grande? Di solito sono io quello che sbatte contro gli alberi. Mamma Pig ha trovato il grande albero. Brava mammina! Sapevo che ti avremmo trovato. Da questa parte, seguitemi!
Ma dov'è la fontana dei pesciolini? Manca tanto. Siamo quasi arrivati. Io comincio ad avere un po' di fame. Non c'è problema, c'è un bar lungo il sentiero. Oh, perfetto, ho proprio voglia di un bel caffè caldo. Giorgio e io possiamo prendere un gelato, papino? Ma certo, ci mangiamo tutti un succulento gelato. Il bar dovrebbe trovarsi proprio qui. Oh. Sei proprio sicuro? Non sarà dietro quella catasta di legna? Temo che quella catasta di legna sia il bar che ricordavo. Oh! Credo proprio che oggi dovrete rinunciare al vostro gelato. Buongiorno! Cosa desiderate, prego? Oh! Un caffè caldo e 3 grossi gelati, per favore. Ecco a voi. La ringrazio. È buonissimo! Prossima tappa, la fontana dei pesci. Seguitemi! Oh, non vi conviene andare da quella parte. Finirete per trovarvi 3 cespugli di more. Quelli cerco. Erano la mia scorciatoia. La facevo sempre quando ero piccolino. No, se volete raggiungere la fontana dei pesci, dovete prendere quel sentiero laggiù. Ma io preferisco prendere la scorciatoia. Come vuoi. Chi di voi vuole passare in mezzo ai cespugli di more? Io! E chi vuole prendere il sentiero? Io! Vediamo chi arriva prima! Oh, oh! Arriverò io per primo! Arrivederci! Mamma Pig sta lavorando al computer. Mammina! Dimmi, Peppa! Susie mi racconta una montagna di sciocchezze! Ma no! Mi ha detto che tanto tempo fa io ero una neonata. Beh, ha ragione, è proprio così. Guarda, dovrei avere delle foto sul computer. Indovina un po' chi è? È Alexander! Alexander è il cuginetto di Peppa. No, quella sei tu da piccola, Peppa. Quando eri neonata! Che cosa avete tanto da ridere qui? Guarda, papino! Quella è una mia fotografia di quando ero appena nata. Mi ricordo di quella foto, Peppa. Risale al primo giorno che siamo entrati in questa casa. Come il primo giorno? Quando eri piccola, ci siamo trasferiti in questa casa. Abbiamo caricato tutte le nostre cose sulla macchina. Mamma Pig ha appeso delle fotografie alla parete. E tuo padre ha fissato al muro una mensola. Poi nonno Pig ha piantato degli splendidi fiori in giardino. Dove sono finiti gli splendidi fiori piantati da nonno Pig? Se n'è occupato tuo padre. Beh, ecco, questo terreno non era molto adatto a quei fiori. Oh! E poi avevate bisogno di spazio per giocare. A te, Susie, piaceva tanto giocare in giardino. Vuoi dire che io e Susie eravamo già amiche a quel tempo? Certo, tu e Susie siete sempre state buone amiche. Allora, tanto tempo fa, io e Susie ci divertivamo già a saltare nelle pozzanghere. Ma no, Peppa, eravate troppo piccole. Non sapevate ancora camminare. Peccato. E allora cosa facevamo? Piangevate? E sono sicura che sarà il profumo più buono e più profumato del mondo. Delizioso! Arriva George. Non ti avvicinare, George! Sto lavorando, faccio un profumo. Puoi guardare se vuoi. Prima raccolgo un bel fiorellino profumato. Con i petali bene aperti. Poi lo metto nel mio bicchiere d'acqua. Fermo, George! Non devi mettere l'erba nel mio profumo, hai capito? Perché deve assorbire il profumo dei fiorellini. Odora? A George non piacciono i fiori profumati. Nonno Pig è nel suo orto aromatico. Nonno, nonno, mi fai un favore? Annusi questo. Ha lo stesso odore dell'acqua stagnante. Sai, nonno, è il mio profumo speciale. L'ho fatto con tutti i fiorellini del vostro giardino. Oh, certo! Mi ero sbagliato. Questo è il miglior profumo che esista al mondo. È vero. E a te piace, George? No, a George non piace per niente il profumo dei fiorellini. E allora prendi questo secchiello, George. Tu potresti fare un profumo con qualcos'altro.
Io ho molte piante dal profumo delizioso qui nel mio orto aromatico. Questo è il rosmarino. Lo uso spesso in cucina. Ha un profumo molto interessante. Questa invece è menta. E infatti odora proprio di menta. E questa è la pianta di lavanda. Questa odora proprio come il profumo di Nonna Pig. Perbacco, io sento un fortissimo aroma di lavanda. Ma Nonno Coniglio, come ha fatto ad andare fin sulla Luna? Ho volato a bordo di un razzo. In un razzo così piccolo? Questo è solamente un modellino. Il razzo che mi ha portato sulla Luna era gigantesco! Siete tutti capaci di contare fino a 5? Sì! 1, 2, 3, 4, 5! Ma siete bravissimi! Però quando si va nello spazio, si fa il conto alla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1... E poi bisogna gridare... Pronti al decollo! Più forte che potete! Pronti al decollo! Non ho sentito, gridate più forte! Pronti al decollo! Vroom! Ed eccomi là, in volo nello spazio! Fino a che sono atterrato sulla Luna! Era così bello lassù. Sono rimasto senza parole. Che bella storia. Voi lo sapevate che sulla Luna si può saltare molto in alto? No! Quanto è in alto? Tanto, perfino più di una casa. E perché si riesce a saltare tanto in alto sulla Luna? Perché la forza di gravità sulla Luna è minore. Proprio così, bravo! Scommetto che tu sei il primo della classe! Sì, Edmond Elefante è il primo della classe. Mi sentivo un po' solo lassù! Con me c'erano solo la Luna e le stelle! E sapete qual è stata la cosa più straordinaria? Allora, qual è stata la cosa più straordinaria, Nonno Coniglio? Deve gridare più forte! Perché Nonno Coniglio non parla più? Che disdetta! Nonno Coniglio è rimasto senza voce. Buon divertimento! Grazie! Nella prima stanza ci sono vasche piene di pesciolini. Pesciolini! Ci sono milioni di pesci minuscoli! Pesci, pesci, pesci che nuotano nel mar. Chi vuol della mia Goldi amico diventar? Oh, oh, oh. Qualcuno di loro può diventare suo amico? No, sono tutti troppo piccoli. Vediamo quali pesci ci sono nell'altra stanza. Andiamo. Incontrano Candy Gatto e la sua famiglia. Ah, ciao Candy. Ciao, ciao Peppa. Che cosa siete venuti a fare qui? Noi ci veniamo molto spesso. È più divertente che guardare la TV. A noi piacciono i pesci. Noi siamo venuti a cercare un amichetto per la pesciolina Goldi. Oh! Cosa c'è in questa vasca? Non lo so, io non vedo niente. Ma Papà Pig, c'è un pesce proprio davanti a lei. Dove? Oh! È un pesce molto molto grande. Grande! E questo pesce potrebbe essere un amico di Goldi? No, lui è troppo grande. Non importa, andiamo a vedere nell'altra stanza. Cosa c'è in questa vasca? Dinosauro! Secondo George, quello è un dinosauro. Ma no, quello non è un dinosauro, George. È un buffo pesce che si chiama Cavalluccio Marino. Quante cose sai sui pesci, Candy? Sì, perché i pesci mi piacciono. Il cavalluccio può essere amico di Goldi? No. A che cosa volete giocare? George vuole giocare alla corsa delle macchine. Ho un'idea. Costruiamo una macchina da corsa per George. Ma tu la sai costruire una macchina da corsa, papino caro? No. Ma Nonno Pig ne è capace. Cosa? Va bene. Costruirò una macchina da corsa per George.
Questo è il capanno degli attrezzi dove Nonno Pig costruisce le cose. Vediamo che cosa abbiamo qui. Ah, una vecchia carrozzina. No, George non è più un neonato, è cresciuto. Ci servono soltanto le ruote della carrozzina, Peppa. Oh! Questo può fare da cofano. E questo può essere il sedile. Qual è il tuo numero preferito, George? Il numero preferito di George è 2. Oh, oh, questa sarà una macchina da corsa super veloce. Evviva! Però non deve andare troppo veloce, nonnino caro, perché George è ancora piccolo. Non ti preoccupare, Peppa. Questa sarà una macchina a pedali, non una macchina a motore. Ah! Poi montiamo il volante. E adesso mancano solamente gli occhiali da corsa e il casco. Ecco a voi la macchina da corsa di George! Arrivano Danny Cane, Zoe Zebra e Pedro Pony. Ciao a tutti, amici! Guardate la nuova macchina da corsa di George! Che bella! Ti sfido a gareggiare! Anch'io! Anch'io! Ma voglio gareggiare anch'io! Dov'è la tua macchina da corsa, Peppa? Io non ce l'ho una macchina da corsa. Non te la prendere, Peppa. Tu puoi essere il capo dei meccanici. E che cosa devo fare? Aggiustare la macchina di George se si rompe qualche cosa. Ah, ho capito! Oh, oh! No, non ancora, Danny. Credo che per oggi rimarremo sulla pista dei piccoli. Gli sciatori in erba imparano a sciare su una discesa poco ripida. Per partire, spingete piano con le vostre racchette. Via! Per frenare, dovete unire le punte degli sci. È proprio bello sciare. Torniamo subito su e scendiamo di nuovo. Oh! Oh! Sciare in salita non è per niente facile. Ah, oh! Per tornare sulla cima dovete camminare di lato come fanno i granchi. È divertente camminare di lato come i granchi. Madame Gazzella, ci fa vedere come scia lei, per favore? No, non è il caso. Sì! E va bene. Opla! Lei è una vera campionessa. Sì, da giovane sono stata campionessa mondiale di sci. Ho anche vinto questa coppa. Oh! E ora, c'è qualche mamma o papà che vorrebbe provare? Provo io. Sei proprio sicura, mamma Pig? Sono parecchi anni che non scendi con gli sci. È come andare in bicicletta. Una volta imparato, non si dimentica più. Questa è la pista dei piccoli, signora Pig. Credo di essere un po' troppo cresciuta per la pista dei piccoli. Da questa parte dove si va? Fino ai piedi della montagna! Che bello! La mia mamma sciera fino ai piedi della montagna! Ah, dove sono i freni? No! Non sa frenare! Dobbiamo raggiungerla subito! Aiuto! Fate largo! Mamma Pig sta sciando sulla strada! Per tentare di raggiungerla sono tutti saliti sul pullman! Brava! La mia mamma sa sciare alla velocità del fulmine! Conosco un posto dove ci sono degli specchi magici enormi. Dici sul serio? Certo, specchi stranissimi sono in una tenda, sì. E dove sarebbero questi specchi stranissimi? Al Luna Park. Tutti i genitori portano i figli al Luna Park. Entrate, signore e signori! Venite a vedere i miei specchi sorprendenti! Nella tenda ci sono degli specchi deformanti. Caspita, che strana! Che cosa mi è successo? Sembriamo fatte di budino, guarda! Budino, budino, budino! Mi spieghi come funziona questo specchio, papà? Beh, è semplicissimo. Ricordando che il fuoco di una parabola di equazione y uguale a x al quadrato più bx... È una specie di magia! Esatto, una specie di magia. Guarda che buffo! Sono tutto appiattito! Mi si è allungato il collo, sembro una giraffa! Questo specchio invece mi sembra normalissimo. Ma papà, dove è andato a finire il tuo...
tuo grosso pancione. Pancione quale? Arriva mamma coniglio con i suoi due gemellini, Rosy e Robby. Ecco la mia sorellina. Ciao, come stai? Benissimo, grazie cara. Non posso fermarmi troppo a parlare, però ho dei clienti nella tenda. Gli specchi sono fantastici, vero Papà Pig? Perbacco, io vedo due signorine coniglio. Cosa intende dire? Vedo la sua immagine riflessa, ma non vedo nessuno specchio. È proprio una magia. Ma papà, cosa dici? Quelle sono la signorina coniglio e mamma coniglio, non vedi? Davvero? In effetti noi due ci assomigliamo parecchio. Certo, in fondo noi siamo sorelle. Forse l'ho appoggiata con troppa violenza. Non ho mai avuto il senso della misura. No, non abbia paura, capo. L'aggiustiamo con la malta. Oppure con la spara chiodi. No, non credo proprio che vadano bene. Avrei un'idea. La signorina coniglio ha un negozio di porcellane. Forse lei può aggiustarla. Sì, tantissime grazie, mamma Pig. Ci vado subito, seguitemi. Possiamo venire anche noi due? Certo, tutti a bordo! Il signor Toro si dirige verso il negozio di porcellane, che è di proprietà della signorina coniglio. Eccoci arrivati! Buongiorno, come posso aiutarvi? Oh! Ah! Un toro nel mio negozio di porcellana! Buongiorno, signorina coniglio! Guardi, ho spaccato la mia teiera di porcellana cinese! Oh, che peccato! Si può aggiustare, secondo lei? Vediamo un po'. È ridotta piuttosto male. Quanto mi dispiace, era bellissima! È vero, ma credo di poterla riparare. Che fortuna! Possiamo aiutarla? Ma certo, Peppa! Allora, questi due frammenti vanno uniti insieme. Aggiustare la teiera è un po' come fare un puzzle. Ben fatto, Peppa! Adesso li incolliamo. Anche George ha trovato due pezzi che combaciano. Bravissimo, George! Abbiamo quasi finito. Mettiamo il coperchio. È avanzato solo questo strano pezzo curvo. Dove andrà mai incollato? Ma quello lì è il manico della teiera, signorina coniglio. Giusto, hai ragione. Non mi intendo di teiera in porcellana. Guardate, è tornata come nuova. Però stia attento a non romperla un'altra volta. Sì, io sono molto bravo a rompere le cose. L'hai salvata per un pelo. Giorgio è contento del nuovo palloncino. Peppa e George arrivano a casa di nonno e nonna Pig. Questa volta tienilo stretto, George. Non lasciarlo andare, eh? Perché? Come perché, George? Ci sono soltanto due tipi di palloncini nel mondo. Quelli che vanno verso l'alto e quelli che vanno verso il basso. Questo è un palloncino che va verso l'alto. Se ti sfugge di mano, salirai in alto, sempre più su, e arriverai in cielo fino alla luna. Luna! Nonnino! Che ho preso! Forse sarà meglio entrare, così non rischierai più di perderlo, George. Il tuo palloncino è al sicuro qui dentro. Ciao, ciao, Polly! Sai che George ha un palloncino nuovo? Ah, palloncino! Attento a non bucarlo, Polly. George ha affezionato il suo palloncino. Oh! George si è lasciato sfuggire il palloncino di nuovo. Non preoccuparti, George. Non volerà via perché qui dentro c'è il soffitto. Oh, sta andando in corridoio. E adesso va al piano di sopra. Oh no, sta andando in soffitta. Niente paura. C'è solo un modo di uscire dalla soffitta. Bisogna passare attraverso la finestra sul tetto. Però nonna e io la teniamo sempre chiusa. Oh, perbacco. Ma la finestra sul tetto oggi non è chiusa. Nonno, prendilo! Come faccio a prenderlo, Peppa? Ormai è volato via. George, purtroppo il tuo palloncino arriverà fin sulla luna e tu non lo rivedrai mai più.
Nonno, nonno, ci piacerebbe entrare nel circo. Di quale circo parli? Qui intorno non vedo nessun circo. E allora a cosa serve quel tendone a strisce? Questo è per il ricevimento all'aperto di Nonna Pig. Cos'è un ricevimento all'aperto? È una festa in cui gli adulti chiacchierano e mangiano. Che strano modo di sprecare un tendone così bello! Se dentro ci fosse il circo sarebbe molto più bello! Allora perché non organizzate voi un bel circo? Sì! E lo chiameremo il Circo di Peppa! Hai finito di montare il tendone, nonno? I nostri ospiti saranno qui tra poco! Ciao, nonna! Possiamo fare il circo nel tendone a strisce da ricevimento? Ma sì, è un'idea stupenda! Dobbiamo travestirci! Hai ragione! Vado a prendere il cesto dei costumi! Al circo ci sono i pagliacci! Ci sono i sollevatori di pesi! Ci sono i giocolieri! Il mio papà lavorava al circo una volta! Che bello! E qual era il suo lavoro? Vendeva i biglietti! Eccomi! Sono sicura che in questo cesto troverete qualcosa di adatto! Peppa trova un cappello a cilindro. Danny Cane trova dei pantaloncini a pois e dei baffi finti. Pedro trova un costume da pagliaccio. Qualcuno vuole essere truccato? Io, grazie! Voi che artisti del circo volete fare? A me piacerebbe fare il pagliaccio. Per fare il pagliaccio ti occorre un costume da pagliaccio. Va bene, allora il pagliaccio lo farai tu. Io invece voglio fare il sollevatore di pesi. Va bene, Danny, farai il sollevatore di pesi. E io voglio fare il giocoliere. Ma il giocoliere volevo farlo io. Brava! D'accordo, il giocoliere lo farai tu. Nonno Pig, purtroppo a me non è rimasto niente da fare. Come no? Tu puoi fare il direttore del circo. Hai anche il cappello a cilindro. E che cosa fa il direttore del circo? Il direttore del circo comanda su tutti. Evviva! Allora io sarò il direttore del circo.